Ciao a tutti, nuovo video di prodotti terminati. I terminati di questo periodo sono il Nail Polish Fixer Fixed Over Nail della Kiko, molto buono, però come tutti gli altri spray che ho provato per asciugare lo smalto dura estremamente poco. Poi per questo che costa, io ho trovato in offerta, però non costa quanto quello della Essence. E siamo sempre lì, durano poco, sono efficacissimi ma durano poco. Poi, sempre per quanto riguarda il beauty, ho finito il CN Nature Anticellulite Oil Birch, quello alla betulla, giusto? Betulla, sì, molto buono, un olio di cellulite fantastico. L'unica pecca è la profumazione, che a me dà un po' fastidio, però per quanto è low cost, ha un buon inci, è efficace. Potrei sorpassare sulla profumazione e su quanto tempo ci mette ad asciugare, perché questo ci mette un po' ad asciugarsi. Poi ho finito Speedy Care Saviette detergenti per le gialle del bimbo, sono quelle che tenevo in borsa, tra me e mio fidanzato le abbiamo sterminate. Liccia Saviettine Intime Freschezza Attiva, queste le tenevo in casa, sono gettabili nel WC. Poi ho finito anche questa CN Nature Night Cream Pomegranate, quella al mio grano. L'ho usata per un periodo sul viso come crema notte, ma poi l'ho usata come crema mani e piedi, è efficacissima perché è troppo corposa per la mia pelle, però è veramente buona. Se volete una crema anti-age e avete la pelle secca, è fantastica. Se avete la pelle come me mista, come crema mani e piedi, è fantastica. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda il food, cosa ho finito. Ho finito il Carrefour Miele Mille Fiori, molto molto buono, io lo uso per mettere nel mio caffè latte, è fantastico. Poi ho finito due confezioni del White Drink della Bontanova, stavolta solo due, e ho finito Misura Dolce Essenza, sapete che sono i biscotti miei preferiti per fare colazione, che sono anche light. Poi ho finito, no, ho finito, l'ho iniziato adesso, perché ho finito altri due dolcificanti, quelli in bustine monodose e quello in pastigliette, che mio papà prende sempre da Penny Market. Io adesso sto iniziando a usare il Dietetic, che è questo qua, il Dietetic, quello in gocce, che due gocce equivalgono a un cucchiaino di zucchero. Mi ci sto trovando molto bene. Poi, scusate ma sto morendo, ho finito anche il mio caffè solubile, mio papà prende al Penny Market, il Casablanca, molto molto buono. A me piace un sacco, noi abbiamo anche le cialde per macchinette dalla Casablanca, sono ottime. Poi, per quanto riguarda casa, ho finito il Winnie's lavatrice con il sapone di Aleppo e verbena. Sapete che lo compro da quando ho scoperto di essere allergica, quindi sono più di 2 anni che ne compro. È fantastico. E ho finito anche il Napisan, quello che l'additivo igienizzante che rimuove germi e batteri, rimane gli odori e igienizza già a 30 gradi. Io lo adoro, mi piace un sacco.
lo aggiungo al detersivo. Poi ho finito, scappa sempre, la Rinazina spray nasale, perché ho avuto di nuovo l'influenza, come a ottobre anche a novembre. Ho finito il Nurofen. Nurofen mi è stato consigliato da una mia amica e funziona per davvero, per tutti i sintomi influenzali. Questo è fantastico. E ho finito anche il bronchenolo sedativo e fluidificante per la tosse. Non mi sono fatta mancare un raffreddore, mal di gola, tosse, stati febbrili. Non mi sono fatta mancare niente. Abbiamo finito la nostra borsa di Disigual e niente, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino con cosa avete finito voi come prodotti, fatemi sapere che sono curiosissima. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i video che pubblico. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!